La Mezza Terme, chiostro caffè letterario di San Domenico, prosegue la rassegna Fare Critica Preview con la presentazione del libro di Marco Amendola, Serotonina Collettiva. Dialogheranno con lui Simona Bagnato e Ippolita Luzzo. La raccolta è edita da Librellula Edizioni. Noi abbiamo intervistato l'autore Marco Per lo Amendola. più, intanto buonasera, per lo più un flusso di coscienza, cioè una scrittura che viene dall'interiore, cioè viene dall'io personale, che però trasmette emozioni tramite la conoscenza e la riconoscenza della poesia attraverso come strumento di battaglia sociale, umana e civile. Sì, c'è una ricerca del proprio essere, del proprio sapere, del proprio io. E questa ricerca che tramite la non approssimazione, ma la ricerca continua di continui cambi di direzione, continui stili che si intersecano, molti che hanno un filo conduttore, che è quello della battaglia, della scrittura d'azione, della scrittura come reazione appunto alle cose che rappresenta una persona di sé e di quello che lo circonda. La poesia in questione, che cos'è la libertà? Qui in questa poesia trasmetto tutta la mia emozione, la mia emotività, attraverso il fatto di ricercare una libertà che spesso è stata defraudata da alcuni eventi che si sono succeduti negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che per esempio la pandemia, o comunque la guerra, una crisi economica che è latente ma è sempre presente nel nostro vivere quotidiano. E quindi che cos'è la libertà? Secondo me è la poesia che mi rappresenta di più e che penso rappresenti di più tutti coloro che la leggeranno o che l'hanno letta. Si può reperire benissimo nelle edicole della cittadina o comunque nelle librerie della città di Lamezia Terme. Per quanto riguarda le varie presentazioni, andrò in giro, quindi la prossima presentazione, oltre a questa, è una presentazione a cui tengo molto perché è un paese molto accogliente come taverna e quindi anche dal lato artistico è un paese che suscita in me emozioni diverse. Allora, questa rassegna, mini rassegna di Fare Critica Festival anteprima, raccoglie una serie di proposte, tra cui il libro di Marco Amendola, che adesso proprio ha parlato con voi, Serotonina Collettiva. E fa parte quindi della rassegna Fare Critica Festival anteprima, che è diretta quest'anno da Marco Mattia Giorgetti, in collaborazione con Gian Lorenzo Franzi, che ha ideato proprio la rassegna che giunge al terzo anno di vita. E la rassegna ha raccolto una serie di suggestioni letterarie e è stata aperta proprio all'inizio di aprile, all'inizio del maggio dei libri, dal libro La Dareide, che è un insieme di pezzi su come si legge in effetti un libro, nel caso era come si leggono i libri di Domenico Dara, ma è proprio come si legge in effetti, come dovrebbe essere la lettura su un qualsiasi libro che noi vogliamo amare. Poi c'è stato il libro di Mirella Samele, che è già stata ospite da voi, con Il profumo della cioccolata calda. Era un insieme di ricordi, era un suo approccio affettuoso a quelli che erano i colori e i profumi della sua famiglia, e su questo abbiamo avuto anche la partecipazione straordinaria di Stella Greco, che era la sua nipotina, che è stata splendida, è riuscita con delle domande precise, quasi una professionista. Adesso, poi c'è stato l'incontro fra Gian Lorenzo Franzi e
e Daniela Grandinetti, entrambi pubblicati dalla casa editrice Augu. Gian Lorenzo con il libro Noi siamo morti e invece Noi siamo i morti e Daniela Grandinetti Le mani in tasca. Loro si sono intervistati, diciamo, a vicenda sugli argomenti più vicini al loro libro, ma soprattutto su quello che è il compito della, sempre della lettura e della critica letteraria. E per ultimo, ci sarà, questa sera ci sarà appunto Marco con Marco Amendola con Serotonina Collettiva, che è una raccolta di poesia presentata da Simone Bagnato. E per ultimo, il 27, con l'intervento dell'assessore alla cultura Giorgio Gargano, chiuderà la rassegna con due libri illustrati, Gelsomina e le fate del castello e Ligea, entrambi editi dal Librello Edizione e della giornalista ed editrice Anna Maria Persico ed illustrati da Valentina Richetta, che è anche critica teatrale. Quindi, come vedi, c'è stato un fare critica in tutti i campi, fare critica in campo letterario, in campo teatrale, in campo cinematografico, quindi musica, letteratura, teatro e cinema insieme nella critica che noi abbiamo.